parliamo di quello che è il nostro coro, quindi della diversità che rappresenta un superamento delle difficoltà, non è qualcosa che divide le persone, e questo lo facciamo attraverso la musica, il lirico che incontra il pop, il rap che incontra il rock. Debutterà domenica 27 settembre nei laboratori del Teatro San Carlo di Villena lo spettacolo Change, un musical interamente scritto e interpretato dai San Carlini, il coro giovanile del Massimo Napoletano, diretti da Carlo Morelli con la regia di Bruno Garofalo e Gennaro Monti e le coreografie di Gennaro Cimmino e Chiara Barassi. Senso di questo progetto è portare la cultura della bellezza, dell'arte, della musica in una zona di difficoltà della nostra città, nella periferia. L'arte deve diventare centrale nell'educazione dell'uomo. Questo a Villena deve essere e deve diventare un presidio di legalità. Un musical Change, sceneggiato da questi ragazzi, da queste tre donne, da un cervello spettacolare, incredibile, ha un significato unico. La musica può cambiare le persone. Dopo le esperienze degli anni scorsi, il Teatro San Carlo rinnova l'appuntamento col polo formativo di Villena, che vede protagonisti numerosi ragazzi dei diversi quartieri della città. Hanno talmente detto tutto quello che si poteva dire, lasciando a noi che dobbiamo gestire una enorme responsabilità, responsabilità però che prendiamo tutta con credo e determinazione affinché questo luogo diventi un punto di riferimento non solo per il quartiere / San Giovanni, ma soprattutto per Napoli e spero per il mondo, così come il San Carlo è nel mondo. Questa è una realtà consolidata ormai. Questo spettacolo che ci sarà domenica, i San Carlini che ormai rappresentano una certezza della musica, della creatività e della cultura della nostra città, ma io sono orgoglioso del fatto di aver dato il via libera definitivo per la realizzazione di una scuola qui a San Giovanni Villena per i San Carlini, una scuola di formazione, di creatività, di progettualità che mette insieme la parte della scenografia, dell'officina del San Carlo che si realizza qua con i giovani e quindi la diffusione della musica e della cultura del San Carlo in tutta la città e soprattutto tra le fasce giovanili e soprattutto tra le fasce giovanili maggiormente in difficoltà ma che hanno una grandissima voglia di riscatto. Lo spettacolo sarà in scena fino a sabato 3 ottobre.